non sia turbato il vostro cuore. Gesù si rivolge anche a noi, dice noi, anche a voi, bambini, non sia turbato il vostro cuore. Perché? Perché nella prossima settimana iniziate un nuovo a prendere il mio corpo e il mio sangue, se ci ascolta di voi, diventa che bene avremo preso per la vita a comunicarsi come gli adulti. Allora, carissimi miei, ogni giorno sono tanti dubbi, tanti paure nel nostro cuore. E a volte ci dimentichiamo noi di affidare per Signore, anche se ce l'abbiamo la fede, per tutte le volte che noi non abbiamo creduto nelle promesse di Cristo. Chiediamo perdono per tutte queste mancanze, rivedendosi alle prestazioni. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il
aiutava grandemente. Anche una grande moltitudine di altri luoghi aderiva alla fede. Parola di Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti nel Signore, e gli uomini detti, bella la loro. Lodate il Signore con la cera, l'arpa a 10 corde, a lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché rette la parola del Signore, fedele ogni sua opera, egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi e speriamo. Ecco l'occhio del Signore, e su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. Dalla prima lettera di San Pietro Apostoli. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi, invece, siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Signore,
non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. E disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro credetelo che le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anche mi compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Il cuore dei suoi discepoli, la
vero? Gesù riesce a vedere il cuore umano? Sì, e questa non è la prima volta. Quando noi ci andiamo nella scrittura, nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 8, al capitolo 6, quando lui aveva perdonato questo uomo paralitico, e sorgevano dubbi nel cuore di chi era intorno a lui, Gesù diceva: perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Chi è facile di dire a questo uomo: alzati, prende il ferro e le cammini, oppure di dirgli: ti sono perdonati i tuoi peccati? Gesù conosce il cuore umano. È proprio all'inizio del brano di oggi: non sia turbato il vostro cuore. Non lasciavi turbati. Si può rendere anche così. Nel Nuovo Testamento, spessissimo volte, sia gli evangelisti che gli altri autori ci narrano alcuni episodi quando si trova questa parola. Il senso proprio è nel Vangelo di Giovanni: turbamento oppure agitazione, cioè di agitare una cosa che prima restava tranquilla, come quando uno si getta una pietra, un sasso in un'acqua, un fiume. Si vede il movimento dell'acqua. Prima il cuore del discepolo era tranquillo. Perché? Perché per 3 anni camminavano loro insieme con Gesù. Ma giunto a questo momento, quando usciva dalla sua bocca: carissimi fratelli, io sto per andare al Padre mio, il Padre vostro. Subito sentendo questa parola come una bomba, restavano delusi. Ma che cosa sta dicendo Gesù? Anche se la parola non usciva dalla bocca di Pietro, di Andrea, di Pietro. Sì, Gesù sta infatti. Questa parola crea un'angoscia profonda nel loro cuore. Ma Gesù non li lascia così. Aggiungeva ciò che ci aiuta a camminare noi, a vivere questa parola, questa quinta domenica di Pasqua. Dopo questo, non si è turbato il vostro cuore, aggiungeva lui, ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Questa abbiate fede si può tradurre anche in italiano, cioè costruite la vostra fede in me, su qualcuno, su qualcosa. Sto per partire, vi vedo triste, ma costruite ancora la vostra fede su di me, sul Padre e su di me. Perché dobbiamo costruire la nostra fede? Perché sta per partire. Perché io vado a prepararvi il posto. E quando sarò andato a via, ho preparato il posto, verrò di nuovo. Vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. La partenza di Gesù, anche se crea un'angoscia, era in favore dei discepoli, perché lui sta per partire, ma gli darà gli apostoli un rapporto intimo, cioè di condividere la vita stessa del Padre. Conduce alla verità e la verità conduce alla verità.
tre cose, tre V, la sintesi. Che cos'è la vita? Un sentiero che il cristiano deve percorrere per raggiungere una meta. Nell'Antico Testamento l'idea della strada, della via, era quella che Israele, figlio di Dio, doveva percorrere per giungere la terra promessa. Nel Nuovo Testamento invece la via, come venivano chiamati i discepoli, la Chiesa primitiva, il popolo della via, la via è Gesù stesso. Tutto passa da lui. È definitivo, lui non diceva io sono una via, no. C'è l'articolo definitivo, sono la via. Dicevo già la messa da Santo Stefano che si può intendere questo, un esempio banale che facevo stamattina. I nostri antichi facevano strada per collegarsi in diversi città, luoghi. Non era possibile, per esempio, anche Trenitalia fa questi giorni, uno che sale da Salerno a Milano, non è possibile di raggiungere a Milano con Trenitalia senza passare da Firenze. Allora qualcuno dirà, ma ho sentito che c'è la statua di Davide a Firenze, l'originale, ma io ho letto l'immagine di un libro, vorrei io vedere l'originale, ma dove posso vedere questo? C'è una strada che conduce dove c'è questo originale. Ok, allora io salgo, prendo il treno da Salerno, da Napoli. Prima il treno raggiunge a Roma, poi a Roma, invece di venire a Firenze, subito questo treno va a Bologna. Qualcuno arriva a Bologna e dice, ma dove è questa statua di Davide? Ma questo non è a Bologna, non è a Firenze. Se vuoi vedere la statua, tu devi ritornare a Firenze. Così tutto passava a Firenze per vedere questa statua. Uno si entra, guarda che opera. La via che conduce alla Firenze vede la verità, l'originale, che porta a una gioia indescrivibile. Così tutto passa da Gesù, tutto passa da Gesù. Infatti prima di Gesù, la nascita di Gesù, come se descriveva il tempo, non si sapeva. Ma dopo la nascita e la morte di Gesù, il tempo veniva descritto come davanti Gesù e dopo Cristo, davanti Cristo e dopo Cristo. È vero, tutto passa da lui. Davanti Cristo dici e dopo Cristo dici, tutto passa da lui. Anche il tempo è la verità. Perché ci navighiamo sull'interno questi giorni? Per vedere, per sentire le altre su quelle cose. Questa via che conduce alla vita, finalmente, ci porterà tutti noi alla vita. Cioè, non è Dios. Anche quelli degli umani, no? La vita è eterna, cioè. Quanti uomini e donne questi giorni desiderano prolungare la loro vita? Questo è mio fratello, lui viene da Dani, come me, la stessa città. Purtroppo lui non ce l'ha più il capello. Ma da noi, gli uomini, quando invecchia, che cosa fanno? I loro capelli diventano bianchi. Subito ti chiudono il capello per rimanere ancora neri. Così un uomo di già 75-80 anni con capelli bianchi diventano neri perché ci sono sostanze per tingere i capelli. L'uomo vuole rimanere sempre giovane, così quando un ragazzo lo vede, mamma, questo uomo sembra un anziano ma anche giovane. Poi la mamma dice, ok, Roberto indovina nei termini questo signore. Forse lui ha quasi 35, no.
75. Mamma, davvero? 75 anni? E lui ha ancora capelli neri? Sì. Anche le donne fanno. Ma questa non è la vita che Gesù ci promette. La vita eterna, cioè, com'è che possiamo noi acquistare questa vita? Camminando sulla via, con una via che ci porterà alla verità e la vita. Che voi adulti ce l'avete già. E dalla prossima settimana, questi figlioli nostri, bambini nostri, per la prima volta nella loro vita, verranno loro a gustare questa vita. Che è Gesù stesso, mangiando, masticando il suo corpo e bevendo il suo sangue. Beati voi, carissimi miei, che con questa mano verrete presentati al Signore. La nostra preghiera è per la comunità, anche in modo particolare per voi, perché la Chiesa Fiorentina, anche stamani, ci chiede di pregare per tutti i bambini bambini vittime, perché oggi è 26ª giornata del bambini vittime. Vogliamo arrivare a una preghiera per tutti questi bambini, perché tutte le persone che incontrano male vengano illuminati a aiutare questi bambini, come i vostri carinisti, genitori, nonni, sacerdoti avevano aiutati per giungere a questa vita che Gesù vi promette. Carissimi miei, la pace del Signore regni nei vostri cuori. Amen. Amen. Preghiamo. Gesù, Maria,
presenza di te. O chi nella storia del nostro tempo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Offrendo il suo corpo sulla croce, dietro
donandosi per la nostra redenzione, divenne altare agnello e sacerdote. Per questo mistero della pienezza della prima Pasquale, l'umanità è giunta su tutta la terra e le scrivere dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Mistero della Thank you.
vescovo Giuseppe, i presbiti e tutti. Ricordati per i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Giuliano e Giuseppe. E nella tua misericordia di tutti i tuoi fonti, ammetti la luce del tuo cuore. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci la riparata della vita eterna, insieme come abbiamo la vita, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e apostoli tutti i santi, che in ogni tempo ci furono cari, e in Gesù Cristo tuo figlio, canteremo la tua lode e la tua vita. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te che Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi non e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Libera il tuo Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri fiori, e con noi con la tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, vido la mia pace, non guardare ai nostri peccati, dopo la tua pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni sempre in te. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Salviamoci il luogo della pace. Mi ha di invitarci alla cena della mia, o Signore.
Preghiamo. Assisti con noi, Padre Signore, il tuo popolo, e poi tu hai comando della grazia di questi santi misteri, donami di passare dalla viva fragilità umana alla vita nuova del Cristo risorto, e di vivere nel secolo dei secoli. Amen. Lui ha visto. Discrezione ai campi estivi, San Romolo, 2023. Ora sono aperte le iscrizioni dal lunedì 15 maggio presso la scala parrocchiale, dalle ore 14:30 fino alle 10:00, da 15 maggio. Nelle domeniche 14, 21 e 28, questi tre domeniche della prossima, 14, 21 e 28, non sarà Il Signore sia con voi. E tu ascolta.